È tornato e non ha capito nulla di quello che è successo. Proviamo a spiegarglielo noi. Armiamoci di popcorn e, come dice la concorrenza, diamoci dentro. Adesso Don parla solo con articoli. Articolo 21. Diritto di parola. Ogni cittadino è libero di dire quello che vuole o quello che pensa o quello che ha vissuto. Io racconto quello che ho vissuto. Non ci posso credere! Il nostro sistema rieducativo penale funziona! Cioè, intendo dire, Don Ali, prima di finire in camera di sicurezza, si esprimeva in questo modo qui. Cos'è? Pin pin cin cin. Duro duro. E dopo solo 2 giorni di più o meno isolamento ha iniziato a citare gli articoli della nostra Costituzione. Cioè, certo, c'è sempre qualcosa da affinare, infatti se dice articolo 21, senza precisare che stai citando la Costituzione italiana, il messaggio non è completo, ma le applicazioni pratiche sono potenzialmente illimitate. Vostro figlio prende un'insufficienza al liceo? Lo chiudiamo per 3 giorni in una camera di sicurezza ed esce che è praticamente diplomato. Se lo teniamo dentro per 1 mese, laurea e master assicurati. Tac! Io quando sono scappato nel garage, che mi ha inseguito la polizia, quel garage sta bombo di cosa doveva essere di un asilo. Cioè, fra tutti gli edifici di Torino, Don Ali è finito proprio in un asilo, ovvero in una struttura piena di bambini piccoli e di maestre che sicuramente si spaventeranno quando lo vedranno. La cosa più logica da fare sarebbe restare fermi e buoni nel box, aspettare una mezz'oretta o un'ora e poi uscire dalla stessa entrata che ha utilizzato. Nessuno l'ha visto entrare e nessuno lo vedrebbe uscire. E invece Don Ali, che cosa farà mai? Andato su, ma tutte le porte erano bloccate. Io volevo entrare in una porta, scappare da una finestra e saltare con un grillo selvaggio. È un asilo, è normale che tutte le porte siano bloccate. E inoltre, se salti da una finestra, darai sicuramente nell'occhio. Non è esattamente la cosa più logica da fare mentre sei inseguito dalla polizia. Sinusite cronica, questo potrebbe darci alcune risposte in relazione ad alcuni comportamenti tenuti dal nostro antieroe. Erano tutte bloccate, l'unica porta aperta era dove mi inseguiva quel duro e che mi aspettava là. Cosa ho fatto? Non so che cosa tu abbia fatto, ma scommetto che non hai scelto l'opzione più intelligente, ovvero quella di uscire lentamente e scusarti per l'accaduto. Io ho preso, sono uscito al giardino dove là mi aspettavano 12 duri, ancora più duri di quello che mi seguiva. Sì, era inseguito dall'intera squadra di calcio di polizia più l'arbitro. Ora è altamente improbabile che in 12 avessero deciso di intercettarlo, e questo per un paio di motivi, il più banale dei quali consiste nel fatto che 12 unità sono più o meno quelle che sono in servizio per un turno intero per un commissariato. Francamente, 12 unità non le scomodi neanche nel caso di rapina, o forse in caso di rapina sì. Ma certamente non dispieghi un intero commissariato per andare dietro a un teppistello. Oh, sei in arresto! Sei in arresto! Oh, fermati! Ma certo, lo stavano aspettando con le pistole spianate. Questo, francamente, non è del tutto impossibile, ma è altamente improbabile. Ricordate il lungo inseguimento fatto dai poliziotti nei confronti di Don Ali? Molti di voi hanno osservato che all'estero sarebbe durato pochissimo, perché sicuramente all'estero, sempre a detta vostra, non mia, avrebbero estratto le armi e le avrebbero usate. In realtà in Italia non hanno usato minimamente la forza per bloccarlo fino al momento dell'inseguimento. È altamente illogico credere che a un certo punto si siano stancati e lo abbiano circondato tenendo le armi in pugno, come invece Don Ali vuol far credere. La regola di base è comunque quella dei Power Rangers. L'offesa deve essere proporzionale alla minaccia. Don Ali non era armato, quindi i nostri poliziotti non avrebbero dovuto utilizzare armi e, per quanto ne sappiamo, non ne hanno usate. Oh, calma, calma. Tutti che mi vogliono trappette, chi mi tirava dal collo, mi hanno tirato dal collo qua. Ragazzi, c'è la scena 12 contro 1 per Terence Hill d'Arabia. Pronti? Motore, azione, check! Si è gonfiata la vena così tanto, ve lo giuro,
che se non usavo la tecnica dell'indurimento... Già, la mistica tecnica dell'indurimento. Oltre al nostro protagonista, soltanto due persone in tutto il mondo riescono a padroneggiarla. La prima è un certo Kenshiro e la seconda è Rocco Siffredi. E Rocco non ha certo bisogno di presentazioni. Ho fatto così, se non spaccavo il collo della giacca... O ve lo giuro che mi stava per uccidere. Giacche assassine, pericolosissime. C'avevo la vena che si era gonfiata così tanto che mancava poco, esplodeva. Battute a parte, il racconto del nostro antieroe non sembra veritiero. In particolar modo c'è un netto contrasto fra le immagini che abbiamo visto, dove i poliziotti si comportano da manuale e, secondo alcuni scritti, passano addirittura per fessi, e la scena di brutalità che il nostro antieroe sta raccontando ora. Un'azione violenta della polizia potrebbe essere giustificata però dal fatto che il nostro antieroe non si sia reso e che anzi opponga una resistenza più o meno attiva. Però io non parlo proprio che ti dico, Zeppi, guarda che non mi fai cadere. Devi cadere! Se no ti diamo pubblico, oltraggio pubblico ufficiale. Fino a un secondo fa il nostro antieroe stava riferendo che alcuni di quei 13 poliziotti intervenuti lo stavano soffocando. Ha fatto riferimento alla vena che stava per esplodere sul collo. Ora ci sta dicendo che li stava schernendo perché non riuscivano a spostarlo o a farlo cadere. Ti ascolta, Wasabi, se tu ce l'hai forza di gallina, non devi dirmi a me oltraggio pubblico ufficiale. In realtà, se stai usando la forza per resistere all'arresto, non stai compiendo il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma quello di resistenza a pubblico ufficiale. E per essere chiari, è resistenza qualunque cosa che esuli dallo stare fermo e dallo farsi spostare di peso. Motivo per cui, se hai letteralmente alzato le mani, hai cercato di scostare gli agenti o di scrollarteli di dosso con una spinta, hai consumato il reato di resistenza pubblico ufficiale. Se invece hai leso il loro onore, decoro e dignità, come hai fatto per esempio nel negozio dei cinesi, oppure ancora sul marciapiede, all'esterno, o mentre cercavi di scappare, quello sì è oltraggio. E potrebbe essere visto come oltraggio a pubblico ufficiale anche il dire che i pubblici ufficiali hanno la forza di una gallina. Non è una cosa simpatica e sì è atta a ledere il loro onore, quando probabilmente questi pubblici ufficiali stanno semplicemente facendo quello che possono per evitare che tu esca da quella colluttazione ferito. Mi hanno messo per terra, mi hanno iniziato a dare colpi duri con ginocchiate su schiena. E qui scatta la ola da parte degli iscritti. Da professionista devo specificare che questo comportamento è legittimo soltanto quando bisogna bloccare qualcuno che sta resistendo all'arresto. Lo metti a terra, gli sali letteralmente sopra e in qualche modo tu e i tuoi colleghi lo ammanettate. È un sistema relativamente poco violento che garantisce il risultato. Minchia, mi sono indurito in una maniera... state attenti, questo fa lotta. Questo è forte. E certo, i poliziotti, dopo aver riconosciuto all'unanimità la forza del Don, gli hanno anche tributato una standing ovation di 12 minuti. Detto tutto ciò, mi hanno portato in caserma di polizia municipale, mi hanno messo là al fresco, duro. C'era un muro e marmo, non c'era né letto né coperta, dormi al fresco, duro. Sono stato là tipo 10 ore per un foglio per mandarmi commissariato. In realtà, mentre il nostro antieroe scopriva a sue spese che nei commissariati e nelle stazioni dei carabinieri non sono disponibili suite d'albergo, gli agenti che hanno provveduto al suo fermo hanno dovuto svolgere molteplici operazioni. In primo luogo, hanno dovuto identificare compiutamente il nostro antieroe. Sarebbe stato molto più semplice se lui avesse avuto una carta d'identità con sé. Non avendola, l'hanno trattenuto in camera di sicurezza fino a quando in un modo o nell'altro hanno avuto la certezza che lui fosse chi esattamente diceva di essere. Sono arrivato là commissariato, mi hanno lasciato 2 giorni commissariato. Il nostro antieroe in questo momento sta sperimentando sulla propria pelle l'applicazione dell'articolo 360 del nostro codice di procedura.
In pratica, da qui in poi, il nostro antieroe ci descrive quello che succede durante l'arresto. Mentre l'indagato poltrisce nella camera di sicurezza, gli agenti che hanno provveduto all'arresto svolgono un'attività febbrile. In primo luogo devono redigere una comunicazione a beneficio dell'indagato, in cui gli si spiegano tutti i suoi diritti principali. Questa comunicazione riferisce che l'indagato ha il diritto di sapere innanzitutto di cosa è accusato e che ha tutto il diritto di accedere al fascicolo dell'accusa. La comunicazione prevede poi che l'indagato debba avvalersi di una difesa. Se ha un avvocato di fiducia, ha tutto il diritto di nominarlo, viceversa, se non lo ha, gliene viene assegnato uno d'ufficio. E poi ci sono altre informazioni di questo tenore qui. Famosissimo è per esempio la comunicazione relativa alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato oppure della facoltà di non rispondere. Insomma, l'elenco è abbastanza lungo e di solito c'è un prestampato. Tuttavia, in questo caso siamo di fronte a un soggetto marocchino e quindi straniero. Soggetto marocchino è una battuta, c'è un video interessante a cui vi rimando. Nel caso, infatti, del Don, potrebbe esserci il dubbio che lui non parli perfettamente la lingua italiana o che non la comprenda. Ricordatevi che mentre interagiva con gli agenti nel video scorso, il nostro antieroe aveva mostrato con loro e solo con loro dei seri deficit linguistici. A questo punto un agente non vuole che il suo lavoro vada perso per un cavillo e quindi gli agenti potrebbero pensare di reperire un interprete per tradurre nella sua lingua, credo sia l'arabo e il francese, l'atto che stanno per notificare, e questo ovviamente porta via del tempo. Tempo che l'indagato continuerà a trascorrere nella camera di sicurezza. Più o meno contemporaneamente, altri agenti dovrebbero redare la relazione di servizio e informare il pubblico ministero. La fase di arresto può durare al massimo 96 ore e la cosa è estremamente conveniente perché permette ai giudici di non lavorare di sabato o di domenica. Quindi, ça va sans dire, vedete di non farvi arrestare il venerdì sera, perché con ogni probabilità trascorrerete il sabato e la domenica in camera di sicurezza. Che sono stato in cella, come isolamento. Niente finestra, niente aria, niente fumare, niente... Il nostro antieroe ha scoperto la differenza che c'è fra una camera d'albergo e una cella di sicurezza. Sapete che io ho un problema nella vescica ogni ora. La bottiglia che mi davano da bere acqua, io cosa facevo? Bevevo acqua in quella bottiglia e lasciavo la bottiglia vicino a me. L'argomento inizia a farsi delicato, quindi eviterò di scherzare affermando che normalmente tutti sanno che gli escrementi vanno lasciati negli angoli delle celle e non tenuti vicino a sé. Sostanzialmente le celle dovrebbero avere dei servizi igienici individuali proprio per permettere un decoro minimo ai soggetti che le occupano. Mi sembra anomalo che quella in cui si trovasse il Don non avesse i servizi. I muri, ta bum bum, i muri erano spalmati di merda umana, c'era merda umana che puzzava, c'era merda umana nella cella, la cella era... Anche questa descrizione è piuttosto strana, io fatico a credere che le celle italiane possano trovarsi in queste condizioni qui, però non è del tutto da escludere. Il punto è che quello che sta descrivendo Don Ali integrerebbe gli estremi di un reato. Tecnicamente, trattenere una persona in quelle condizioni integrerebbe il reato di tortura, articolo 613 bis del nostro codice. Dateci un'occhiata. Il punto è che se questa descrizione è un'invenzione del Don, che magari ha deciso di calcare un pochino la mano, si vedasi lo scontro epico finale con i suoi inseguitori, in questo caso sarebbe il Don che dovrebbe rispondere di determinati reati, e in particolar modo di calunnia, perché sta affermando che determinati agenti abbiano compiuto degli abusi nei suoi confronti. Son muro, marmo, dormi con giacca. Io ho messo giacca per... l'ho usata come... Zeppi, avete capito? E tutto ciò per un video.
Il video non c'entra nulla, il nostro antieroe è stato fermato perché ha usurpato le funzioni di pubblico ufficiale, cioè si è spacciato per un agente della polizia municipale quando chiaramente non lo era. Tendenzialmente potrebbe essere stato accusato di oltraggio a pubblico ufficiale quando ha mancato di rispetto e ha leso l'onore e il decoro degli agenti che cercavano di identificarlo, e addirittura avrebbero potuto anche procedere contro di lui per resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui abbia resistito al fermo dopo aver staccato la telecamera. Questi sono i motivi per cui è stato fermato. Ci sarebbe poi la questione relativa alla meta di canna che gli ha dato il suo pancla di fiducia, ma quello per l'appunto dovrebbe essere soltanto un problema amministrativo e non di altra natura. Comunque sia, il nostro antieroe è stato fermato per quello, non perché stava facendo un video. Perché stavo facendo un video. Mi hanno messo in gattabuia per 2 giorni. Ho passato tutto questo. In realtà i video li potresti fare anche senza compiere reati. La butto lì. Tutto questo mi hanno fatto quando mi hanno chiuso 2 giorni. In quei 2 giorni era solo l'attesa per l'udienza. Esattamente, la limitazione della libertà personale può protrarsi fino a 96 ore dal momento in cui ti fermano. Questo tempo è necessario all'ufficio del pubblico ministero per comprendere quali accuse vanno mosse e cosa esattamente è successo. Parte di questo tempo viene naturalmente impiegato anche dalla segreteria del GIP per organizzare l'udienza e svolgere le altre attività prodromiche al processo vero e proprio. Quindi io ho aspettato quei 2 giorni, ho veramente passato l'inferno. Io in quei momenti ero già pronto al carcere, ho detto veramente spero Allah che mi mandano in carcere, che stare qua. Veramente ragazzi, ma c'era una svan... In realtà agenti e pubblico ministero hanno fatto un favore al nostro antieroe tenendoli nella cella di sicurezza. Immaginate per un attimo che cosa sarebbe potuto accadere se avessero inserito un soggetto tendenzialmente problematico come lui in un contesto carcerario. Immaginatevi cosa sarebbe successo se il nostro antieroe avesse iniziato a tenere gli stessi comportamenti che tiene quando fa le dirette. Dall'altra parte non avrebbe incontrato donne che scappano stizzite o pensionati che si limitano a dirgliene 4. Avrebbe potuto trovare delle persone che hanno la reazione forte molto molto più semplice e avrebbe complicato sia la sua situazione sia quella degli altri detenuti. Immaginatevi che cosa sarebbe successo nel caso in cui avesse avuto un confronto fisico diretto con qualcun altro. Minimo minimo avrebbero aperto altri procedimenti a carico suo e a carico dello sventurato che avrebbe reagito alle sue provocazioni. Poi colpiscio mio che ce l'avevo vicino al naso, una roba incredibile ragazzi, solo per un video, 2 giorni d'attesa. Ancora con questa storia del video, è evidente che la sanzione che è stata comminata dal sistema giudiziario italiano non è sufficiente per far capire al nostro antieroe che il problema non è il video, ma le azioni che compie mentre si riprende. E se non ha capito questo, il giudice probabilmente avrebbe dovuto condannarlo a una pena più alta. Poi sono andato a udienza, che mi hanno fatto il mattino, sono andato là, manette, mi hanno portato 2 pattuglie, 4, erano 3, come Donali, come Pablo Escobar. Antieroe, permettimi di chiarirti il concetto. Il fatto che ti abbiano portato là 6 agenti non ti rende un criminale degno di rispetto e di attenzione. Semplicemente quei 6 agenti hanno dovuto relazionare al giudice sulle operazioni di arresto e su quello che avevano fatto. In pratica non sono venuti in 6 perché c'eri tu. Sono venuti in 6 perché in 6 dovevano deporre. Trattamento sempre luxury. Già, 6 giornate di lavoro di altrettanti pubblici ufficiali persi per uno come Donalì. Sono arrivato là, l'udienza ha aspettato altre 2 ore, al fresco, sempre fresco, Donalì è diventato come gladiatore. E in effetti questo è vero, i giudici spesso e volentieri hanno tantissimi processi da smaltire ogni mattina e ogni pomeriggio, quindi non è così infrequente aspettare letteralmente per ore prima di poter celebrare il proprio processo. Sono arrivato a udienza, là mi hanno dato
mi hanno dato 6 mesi. 6 mesi per cosa? Perché correre adesso è diventato un reato. Ma ci sta, ci sta. Sarebbe davvero interessante vedere il capo di imputazione di questo procedimento. Per quanto mi riguarda, tendo a diffidare della ricostruzione che sta facendo il nostro antieroe. Non ti danno 6 mesi soltanto perché ti metti a correre. Ti possono dare 6 mesi per molti altri motivi. E nel caso del video di Donna Lee ci sono talmente tanti motivi per dargli almeno 6 mesi che è impossibile descriverli tutti. Dovremmo tirare a indovinare e questo non sarebbe un bene, né per me né per il canale. Conclusione: che mi hanno dato adesso il diritto di l'obbligo di firma, che ogni giorno mi devo presentare nella caserma della polizia municipale a firmare. Quindi adesso mi hanno tolto la libertà, tipo io adesso voglio andare a Milano come l'America, non posso perché ogni giorno devo firmare. L'obbligo di firma è una misura cautelare personale. In pratica, il pubblico ministero e anche il giudice ritiene il Don relativamente pericoloso e quindi gli impone di andare ogni giorno ad apporre la firma. In questo modo l'autorità si assicura che lui resti sempre più o meno nei paraggi, che cioè non possa andare a far danni a Roma o in Sicilia. Ovviamente, essendo una misura cautelare personale, viene mantenuta fino a quando il procedimento non si esaurisce o fino a quando il giudice competente ritiene cessata la pericolosità dell'individuo che è sottoposto alla misura stessa. In pratica il procedimento non si è ancora chiuso. L'avvocato del Don potrebbe infatti fare appello e poi anche ricorrere in Cassazione. Nel frattempo non puoi lasciare il Don completamente libero di fare danni. Cerchi di limitare questa ipotesi qui. E come la limiti? Per l'appunto applicando una misura cautelare che in questo caso è la più blanda possibile. Se il Don non dovesse andare ad apporre le firme come previsto, il pubblico ministero potrebbe chiedere l'aggravamento e quindi far restare il Don agli arresti domiciliari o addirittura parcheggiarlo in un carcere. Male. Tutto questo perché? Perché? Tutto questo perché ti sei comportato da teppista e non sei stato in grado di valutare l'opportunità, o meglio l'inopportunità, di determinati comportamenti. Perché Don è scappato come gladiatore? Ah oh, Terence Hill d'Africa, guarda che i gladiatori non scappano, combattono o si ribellano. Voglio dire una cosa, non voglio dissare nessuno, io ho raccontato quello che ho vissuto io. Sì, ovviamente nei limiti di quello che hai capito della storia che hai vissuto. Non voglio dare colpa a Tizio, non voglio dare colpa a Zucco di Frutta, non voglio dare colpa a nessuno. In effetti dovresti dare la colpa a te stesso, bastava pochissimo per evitare tutto questo, te ne rendi conto? Ah già, non te ne rendi conto. Voglio dire solo che chiedi il potere... Veramente che questa è una cazzata che rimarrà veramente nella storia dell'Italia. Decisamente non ti è chiara la situazione. Tu sei la bippata e non resterai nella storia né d'Italia né di altro genere. Tu sei stato utile a intrattenere delle persone sul web, ma fra 2 o 3 mesi, a meno che non combinerai altre bippate, nessuno si ricorderà di te. Tutto quello che ti resterà sarà il conto dell'avvocato da pagare e nel caso in cui ti comporterai male, anche una pena reale da scontare, ma non ci sarà altro. Un saluto da Donna Lee, facciamolo duro. Tranquilli, dice così, ma c'è la scena post-credit. Non è arrivata ancora la fine, perché la fine era quando mi dovevano ridare i miei effetti personali. E tra i miei effetti personali c'era pure il telefono. Che cosa hanno detto? Azzardo, usa il telefono con saggezza e non fare il bippone. Telefono? Non te lo ridiamo, perché? Perché era un oggetto del reato. Toccagli tutto, ma non il suo telefono. Neri, oggetto del reato. Ho detto proprio me lo vogliono proprio mettere duro senza il zucco di frutta. Questo usa il succo di frutta come lubrificante. Cosa ho iniziato a pensare? Con quella svampa che c'era in quella cella di merda che ho passato in 2 giorni, mi è salita quella svampa di merda e mi sono iniziati a girare articoli su articoli. Cosa ho pensato? Cioè, l'odore degli escrementi gli fa imparare il diritto?
Articolo 262. Dissequestro dei propri beni. Oh, donna lì com'è avvocato? Le ho detto ascolta. 262. Articolo dissequestro dei propri beni. Questa è davvero divertente. Quindi il don sta sostenendo che aspirando gli escrementi che c'erano nella cella ha imparato il nostro codice di procedura. Credibilissimo. Tu non puoi sequestrarmi una cosa se non hai il mandato dal pubblico ministero. Veramente l'articolo 262 del codice di procedura dice una cosa profondamente diversa. Dice semplicemente che il sequestro non può essere mantenuto quando gli oggetti diventano inutili come fonti di prova e non devono essere distrutti. Chiaramente, se ti sequestrano un'arma, a fine processo è molto probabile che venga ordinata la sua distruzione, a meno che tu non la possegga legittimamente. Viceversa, il tuo telefono, se non è idoneo come fonte di prova, ti deve essere restituito, ma la restituzione la decide il giudice, non certamente l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'agente di polizia giudiziaria con cui ti interfacci. Trovo abbastanza improbabile che il nostro antieroe abbia conosciuto e imparato questa norma. È molto più probabile che sia un numero sentito pronunciare dal suo difensore o dal giudice stesso. Chiusa questa interessante parentesi, andiamo avanti. Quindi, se non mi dai il mio telefono, io... tu ti fai figura di merda. Wow, che deterrente. E tutto ciò perché mi volevano fare un dispetto. Forse hanno impropriamente pensato che senza telefonino non avresti compiuto altri reati a beneficio dei tuoi follower. Non sono passati quei due giorni che ho passato alla merda, al fresco, al piscio, al mangiare pane e acqua. Duro, duro. Poi dormire sul marmo, usare come cuscino, giacca tutta strappata, col collo strappato. Se fosse successo ci sarebbe da aprire un'inchiesta, ma se non fosse accaduto ti troveresti con un'altra indagine per calunnia sulle tue spalle. Io voglio dire una cosa, io non voglio nominare nessuno di potere, nessuno, non mi interessa niente, ma chi ha organizzato tutta sta roba è tutta una pagliacciata, perché lo sapete pure voi. Chi ha organizzato questa roba? Questa roba l'hai organizzata da solo, comportandoti da teppista e compiendo alla fine dei veri e propri reati per cui sei stato processato. Non c'è nessun complotto dietro. Chi ha organizzato questa roba? Questa roba l'hai organizzata da solo, comportandoti da teppista e compiendo alla fine dei veri e propri reati per cui sei stato processato. Non c'è nessun complotto dietro. Ci sentiamo ragazzi, a presto. Sì, grazie per averlo fatto arrestare e processare. Sono usciti 3 video stupendi, 30.000 visualizzazioni l'uno minimo. Ti devo un favore, Johnny. Grazie, ciao.